should not abuse pain with addictions, but I think I'm amused with a junk mission. How can you smile without? I could not any longer. How can you live without things that make you stronger? It's just another day. Just another day. Another day without sun. Just another day. Another day without fun. Just another day. Salve amici di Pupia, ci troviamo stasera in Piazza d'Armi, nella scuola di polizia penitenziaria, insieme al dottor Autore, dirigente del quinto circolo didattico. Un'azione conclusiva del progetto PON annualità 2007-2013 che noi abbiamo utilizzato anche per celebrare la giornata dell'Europa, così come prescritto dalle disposizioni generali. È una manifestazione che è stata organizzata dal quinto circolo per sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali. Stasera che cosa vedremo in particolare? C'è un palco bellissimo, allestito bellissimo. Oltre alla presenza dei genitori che esporranno le loro riflessioni relativamente al percorso seguito sulla corresponsabilità educativa, gli alunni presenteranno una loro manifestazione, tutto il lavoro che hanno prodotto con i linguaggi non verbali, quindi una rappresentazione su tematiche ambientali che esprime la problematica ambientale con suoni, colori e espressività corporee. I ragazzi sono ragazzi di quali anni? Di terza, di quarta e di quinta elementare. Allora, siamo qui dietro le quinte dello spettacolo che vedremo stasera. Cosa vedremo? Vedremo uno spettacolo che parla del pianeta, Geo, il nostro pianeta, e i quattro alunne attraverseranno quattro biomi, quattro ambienti naturali, e attraverso questi quattro biomi loro cercheranno di far parte di questi quattro ambienti, ascoltando i loro suoni, guardando i loro colori e immergendosi in questi nuovi ambienti a loro sconosciuti. Lei è anche la coreografa di questo spettacolo? Sì, ho coreografato io questo spettacolo. Insieme a me ci sono altre persone e sono altre insegnanti che hanno curato i suoni e i colori. Ci sono stati esperti esterni a cui abbiamo dato spazio per poter insegnare a questi alunni. Sono ben 200 alunni, dai 5 anni ai 10 anni, c'è la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, presa tutta dalla prima alla quinta è la scuola dell'infanzia. Il nostro buon genitori, dal titolo racconto scuola famiglia, la corresponsabilità in piena sinergia con i docenti e la scuola.
Gente,